Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. E dopo tanto tempo siamo qui con il Signore degli Anelli, racconti a terra in mezzo mondi altrove. Io credevo che fosse un'espansione standard, invece era un'espansione alchemy. Wow! Siamo qua dinanzi con questo spacchettamento per iniziare ovviamente le magiche gesta se il coso si sblocca, perché come potete vedere si è imballato di cattiveria. E abbiamo trovato Peregrino Took. Sam, prepara la colazione per le 9:30 e abbiamo trovato Frodo Baggins. In più abbiamo trovato Lobella Sackville Baggins. Lobellia, un cittadino halfling, mezzo sangue se non mi sbaglio. Secondo pacchetto. Ovviamente poi nelle prossime settimane troverete altri video con i draft premier, con il guardacontea, che lo comincerò a breve, inframmezzato ovviamente la domenica con l'abbattere Lentobosco, che se non mi sbaglio questa l'avevo già trovata, inframmezzato con delle gare di Formula 1. Ovviamente quando c'è il weekend di gara ci sarà quel video lì. Aprite nel nome di Mordor, paura, fuoco, nemici, Saruman il bianco. Te, notare, Saruman il bianco è una carta blu. Abbiamo trovato Frodo, flagello di Sauron. È un cittadino, diventa un esploratore halfling. Se Frodo è un esploratore, diventa un farabutto. Con ogni qualvolta questa creatura infligge danno al combattimento, quel giocatore perde la partita se l'anello ti ha tentato 4 o più volte. La Madonna. Hai capito, Frodo? Sto sorcio. Abbiamo trovato Gwaihir, il re dei venti. E Meriadoc Brandybuck, se c'è qualcuno che fa robe con Streamlabs OBS, molto gentilmente mi potrebbe dire come far per far vedere in sovraimpressione il cursore, perché io non so ancora come si faccia. Cotta di Mithril, lampo indistruttibile. Quando la cotta entra nel campo, segna una creatura leggendaria avversario che controlli. La creatura è indistruttibile. Bella questa! Ci sono dei bei equipaggiamenti in questa bellissima espansione con Eowyn, signora di Rohan, per niente che hanno cambiato robe, eccetera, eccetera. Proprio si sono tenuti perfetti, perfetti con le trascrizioni. Sarkhi, tiranno della contea. Le abilità attivate dalle terre controllate dai tuoi avversari non possono essere attivate. Ha tutte le abilità attivate dalle terre controllate. Puoi spendere mana di qualsiasi tipo, quindi una creatura mana che può fare robe e gli altri non possono. Abbiamo trovato un altro Gimli. Abbiamo trovato uno svelto lampo Ent frettoloso, c'ha fretta. Pergamena di Isildur. Prendi il controllo fino a un artefatto bersaglio fin tanto che controlli la pergamena. Tappa fino a due creature bersaglio, metti un segnalino su di esse. Stordimento. Pesca una carta per ogni creatura tappata controllata da un avversario. Vaghissimamente sembrava il big incantesimo saga di Teros, quello blu che non mi viene in mente il nome, che costa 8 tipo. Puoi lanciare magie in questo turno come se avessero lampo. Pesca una carta. Questa non è male. Vorrei trovare anche magari qualche terra, non sarebbe male trovare anche qualche terra. Mi sto avvicinando molto a giocare alchemy e storici in questo periodo così. Gothmog, tenente Morgul. Celeborn, il saggio. Miniere di Moria. Le miniere entrano nel campo di battaglia tappate a meno che tu non controlli una creatura leggendaria. Esiliate carte al tuo cimitero, crea due pedine tesoro. Oh, finalmente l'ho chiamata e siamo dinanzi alla penultima sbustata. Adesso, settimana prossima non sono sicuro, ma credo di sì che ci sia il primo appuntamento con il draft, perché non ci vuole tanto, magari c'è il Gran Premio di Formula 1. Spesca carte pari alla costituzione maggiore tra creature che controlli. Poi metti sul campo di battaglia qualsiasi numero di carte creatura dalla tua mano. La Madonna. E questa non è male, quindi appuntamento a domenica prossima, se tutto va bene. Ovviamente andate a vedere il calendario della Formula 1, che ci sarà la prima puntata con il draft premier del Signore degli Anelli.
È l'ultima carta che abbiamo trovato, l'avevo già trovata, perché questa l'avevo già trovata. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima con la prima partita del Draft Premier, Il Signore degli Anelli, racconti della Terra di Mezzo.